Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi alcuni trucchi casalinghi, quelli che sono stati sperimentati tanto da me e quelli che non posso fare almeno. Alcuni di questi trucchi li avete già visti sui miei video. Oggi voglio condividere con voi veramente quei trucchi che valgono veramente e quello che ci aiuterà a migliorare le nostre faccende in cucina e in casa. Iniziamo con il camino. Una volta avevo condiviso con voi come lo lavo. Tanti commenti ho ricevuto che avete provato, siete rimasti contenti del risultato. Ed è così, il camino lo lavo senza detersivo che inquina, senza detersivo con brutti odori. Basta prendere la cenere del camino e lo sgrassa in una maniera impeccabile. Non ho usato niente detersivo, non c'è l'odore in casa e lo sgrassa veramente molto bene. Bisogna soltanto risciacquare e di camminare come nuovo. Un'altra cosa per quanto riguarda il calcare, magari calcare quello più ostinato, che magari non va via neanche con via calche, insomma, si è già fatto sicuramente. Se è molto molto ostinato, dovete provare 2 o 3 volte questa. Allora, bagno prima la superficie con per calcare, prendo una spugnetta e uso brillantante per la lavastoviglie. Metto un po' di brillantante sulla spugnetta, gratto bene la doccia. Lo lascio in posa così 10-15 minuti, dopo di nuovo passo con la spugnetta e dopo risciacquo tutto. Questo sarebbe, tra virgolette, un trattamento più che altro per prevenire il calcare, perché ho notato dopo questo passaggio con il brillantante, per le prossime 2, 3, 4 volte quando ti fai la doccia, ho notato che schizzi di acqua e come che scivolano, stanno attaccati, di conseguenza non si formano il calcare. Asciugamani, tutti noi vogliamo di asciugamani soffici e morbidi più a lungo. Sicuramente ce ne sono tante soluzioni, come ad esempio tenere al molo in sale, ma questo sarebbe un trattamento. Ma io oggi vi voglio parlare di come prevenire. Io ho alcune regole per lavare gli asciugamani. La lavatrice non deve essere carica di asciugamani, deve essere metà, non più di metà di caricata. Dopo io evito in assoluto caso il detersivo in polvere. Detersivo in polvere è molto aggressivo. Detersivo in polvere tende a indurire il tessuto dell'asciugamano. Meglio se noi usiamo il detersivo liquido, è molto più delicato. Dopo la lavatrice lo mettiamo non più di 40 gradi, regime cotone, e asciugamani comunque sono puliti perché noi ci asciughiamo dopo che ci siamo lavati, perché non ha bisogno di alte temperature, e la centrifuga non più di 800 giri. Quando prepariamo per fare le polpette di petto di pollo o di pesce o di verdure e vediamo che il composto è molto morbido e non ha legame, non vogliamo riempirlo di uova e di pane grattugiato, in questo modo ci aiuta queste forme in silicone. Vi dico che rimane tutto soffice, mantiene la forma. Andiamo avanti. Il formaggio, quando abbiamo bisogno di formaggio per grattugiarlo, il formaggio morbido, io lo metto prima in freezer 10-15 minuti e dopo mi viene molto più facile di grattarlo. Quante volte ci rimane qualche carota, qualche zucchina che magari l'abbiamo dimenticata lì da tanto tempo ed è tutta morbida, è tutta
In questo caso lo mettiamo in un'acqua almeno per 2-3 ore, meglio ancora per tutta la sera, e vi dico che rimane talmente croccante, lui, cioè la verdura assorbe l'acqua e rimane molto croccante. E visto che ci siamo, ho tagliato a cubetti quella carota, la zucchina, una patata, metto tutto a soffriggere, dopo aggiungo miglio lavato, aggiungo le lenticchie, acqua bollente sopra. E la nostra zuppa è pronta. Ultimi 5 minuti, quando vediamo che già la zuppa è pronta, prendo il secaposche con macinato di petto di pollo con un uovo dentro e un po' di cipolla tritata, e il secaposche mi aiuterà a fare delle piccole polpette dentro in questa zuppa, tutti della stessa dimensione. I fiocchi di avena non sono soltanto per la colazione, i fiocchi di avena avevo condiviso come se li mettiamo in carne macinata di petto di pollo, in questo modo il nostro petto di pollo rimane molto succoso perché i fiocchi di avena mantiene tutta l'umidità. Io oggi ve lo voglio presentare anche così, ho tagliato a cubetti la zucca, ho aggiunto fiocchi di avena, ho aggiunto granula di mandorle, ho aggiunto pinoli. E sopra il formaggio che l'ho grattugiato, che l'ho messo prima in freezer per 10-15 minuti. Aggiungo sopra un po' di sale e un po' di olio. Lo mettiamo in forno. Quando è pronto, basta aggiungere anche un po' di yogurt bianco o panna, quello che desiderate. Allora, questo piatto lo mangerebbe anche chi non ama la zucca, perché la zucca non si sente, però c'è una combinazione di un po' dolce, un po' croccante ed è molto molto squisito. Stessa cosa facciamo con il burro, lo mettiamo in freezer, io lo conservo lì e quando ho bisogno lo prendo dal freezer o lo metto sulla grattugia o addirittura taglio il pezzettino che mi serve. Ho messo un uovo, burro, farina, ho fatto la pasta frolla, ho aggiunto anche un po' di zucchero a velo. Vi ricordate che quest'estate abbiamo congelato la frutta? Ecco, adesso avrei bisogno di un po' di ciliegia, vi faccio vedere cosa faremo. Prendo la ciliegia nel frattempo che sta l'impasto in frigo con la pasta frolla, lo metto a bollire con un po' di zucchero, facciamo una specie di sciroppo, una specie di marmellata, lo lascio a bollire 7-8 minuti. Prendiamo il nostro impasto. Anche qua mi aiuta in fiocchi di avena, dopo capirete il perché. A proposito, fiocchi di avena dopo non si sentono neanche. Ho aggiunto la crema pasticcera e aggiungo queste ciliegie con il succo del ciliegio tutto qua dentro. Lo chiudiamo bene, lo mettiamo in forno a 180 gradi per circa 35 minuti. Li lasciamo raffreddare, basta spalmare con un po' di zucchero a velo e voilà, sono pronti. E come potete notare, i fiocchi di avena ha mantenuto tutto il succo dal ciliegio, l'ha mantenuto lì dentro, non l'ha fatto gocciolare. Con pela patate mi prendo la quantità di burro che ho bisogno e quando ho bisogno. E visto che ci avviciniamo al Natale, non potevo di non condividere con voi questa idea. Ho fatto sciogliere un po' di cioccolato e faccio dei disegni, qualche ramo, qualche palina, qualche stellina, quello che con la tema del Natale. Dopo l'ho messo in frigo per almeno 20 minuti. Metto un po' di biscotti tritati, crema, di nuovo biscotti, di nuovo crema, sopra un po' di meringhe e lo decoriamo anche con la frutta, anche questa l'abbiamo congelata. Anche qua metto crema, savoiardi, di nuovo un po' di meringhe, gocce di cioccolato, di nuovo crema, di nuovo gocce di cioccolato e un po' di frutta. Anche qua ho aggiunto biscotti tritati. Ho aggiunto amarena, crema, meringhe, di nuovo crema e di nuovo amarene e voilà, anche questo dolce è molto molto presentabile.
e strofinacci della cucina, io li ho sempre come nuovi. Aggiungiamo detersivo in polvere, aggiungiamo un po' di smacchiatori, quello che avete in casa, e un po' di olio di semi. L'olio di semi aiuterà a ammorbidire le macchie ostinate. Ci spostiamo in bagno, se non avete detersivo sotto mano basta prendere un po' di dentifricio, ma basta poco poco, e passiamo tutta sulla superficie. Vi dico che sì, è incredibile, ma lo pulisce molto molto bene, rimane tutto bello lucido. Dopo risciacquiamo bene. La cosa che mi stupisce di più dopo questo passaggio, voi non immaginate che profumo fresco che c'è nel nostro bagno. Fatemi sapere quale di questo trucchetto non l'avete mai sentito, mai visto, sarei curiosa a saperlo. Il mio video finisce qua, spero molto che vi sia stato utile. Se è così, sostenimi con un commento, con un mi piace e iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci vediamo presto, ciao ciao!